Sono stato un comandante dell'Area 51. Mentirei se dicessi che non ho mai lavorato lì. È la base militare segreta più famosa del mondo. Abbiamo accettato queste condizioni. Tenete la bocca chiusa. Le vostre vite o quelle di altri dipendono da questo. Ora, gli uomini che hanno lavorato nell'Area 51 raccontano le loro storie per la prima volta. C'è stata una terribile disinformazione, ma è stata alimentata dalla naturale curiosità delle persone. Se non sai cosa sta succedendo, probabilmente ti piacerebbe scoprirlo. La CIA non ha ammesso e non ammetterà mai che c'è un'Area 51. Fine della storia. Istituita dalla CIA nel 1955 per sviluppare e testare i progetti militari americani più segreti, l'Area 51 viene chiamata come il numero della griglia di una mappa. Anche se ufficialmente non esiste, oggi le immagini satellitari del deserto del Nevada mostrano 7 piste e più di 25 hangar. È avvolta nella segretezza e l'accesso è sempre stato altamente riservato. Finalmente ora sono accessibili i primi programmi che l'hanno vista nascere e i ricordi possono essere riportati alla luce. Era una guerra fredda vera e propria. Si trattava di bombe nucleari destinate alle più importanti città. È come tra due persone. Chi sta per sferrare il primo pugno? Accade molto spesso che la democrazia debba attuare misure di stretto controllo, come quelle militari, in modo da poter permettere ad una nazione di sopravvivere. E credo che la pensassimo tutti quanti così. Quando avevamo una riunione, non erano permesse nemmeno una matita o la carta. Neanche i piloti parlavano tra loro. Perché niente doveva essere scritto. È tutto nelle nostre teste. Quando entrammo nel programma, ci venne dato un nome in codice. Il mio nome era Ken. Il cognome iniziava con la C, come Collins. Ma era Colmar. C-O-L-M-A-R. Io non sono così curioso, quindi quello che ho provato nei confronti della segretezza è stata una bella sensazione. Voglio dire, se non ho bisogno di sapere, non chiedo. Mi è stato detto di non preoccuparmi mai di cercare la giusta autorizzazione. Eravamo autorizzati dai più importanti gruppi di Washington. Hanno un loro sistema per sapere cosa stai facendo, cosa stai dicendo e dove vai. La base viene costruita attorno al letto di un lago prosciugato, noto come Groom Lake. Offre evidenti vantaggi. Avevamo bisogno di un buon posto per atterrare liberamente in ogni direzione a seconda di dove tirava il vento, e quel lago con la sua forma è servito a tale scopo. Inoltre, intorno era anche protetto da una catena di montagne, così non era molto visibile. Era perfettamente liscio, semplicemente incredibile. Potevo prendere l'auto del comando e andare a tutta velocità, non si sarebbe fatta nemmeno un graffio. È stato bellissimo. Groom Lake era molto isolato e privo di vegetazione. Avevamo a disposizione delle case prefabbricate in cui vivere. E avevamo un fabbricato comune dove mangiare. Non avevamo la TV e nemmeno la radio. Con noi non c'erano donne. Ce n'era una sola, che lavorava con il reparto della finanza della CIA. Veniva lì solo ogni tanto. Quella è l'unica che abbiamo mai visto.
Paradise Ranch fu il primo nome che venne dato alla struttura. Pensavano che avrebbe smorzato quell'aria di austerità. È stato forse un tentativo di convincere le persone che non era poi così male come sembrava. Credo che il fascino dell'Area 51 consistesse nell'avere un unico obiettivo. Nessuno che non avesse lo stesso scopo ci sarebbe andato. Si trattava di svolgere un compito duro. La CIA ha bisogno di un certo tipo di uomo che lavori nell'Area 51. Noi eravamo una sorta di gruppo scelto destinato a lavorare in segreto. I controlli di sicurezza tendevano a eliminare le persone a cui piaceva mettersi in mostra. Ero alla mia prima missione e ricordo di essere andato a vedere un film mentre mia moglie era andata a fare shopping insieme a mia madre. Nel bel mezzo del film è arrivata una donna, una ragazza giovane, più o meno della mia età. Mi si è avvicinata e mi ha chiesto se vivevo a Las Vegas, per quanto tempo c'ero stato e cosa facevo. Ma le mie risposte non sembravano piacerle. Così dopo una mezz'ora si è alzata e se n'è andata. E spesso ho pensato da quanto mi stava seguendo. E mi stava seguendo? O era solo una delle ragazze di Las Vegas che cercava un cliente? Non lo saprò mai. Non ci è stato detto cosa sarebbe successo. Non ne avevamo idea. C'era solo stato detto che si trattava di una missione segreta, che non bisognava parlarne con nessuno. I colloqui vengono svolti nelle camere d'albergo. Ci fu un ragazzo che aveva passato brillantemente l'esame e così gli chiesero: abbiamo un progetto segreto nella zona a ovest a cui ci piacerebbe tu lavorassi, saresti interessato? Lui disse: devo parlarne con mia moglie. Loro dissero: va bene, fallo. Tornò nella stanza del motel, ma se ne erano andati. Fecero i bagagli e partirono. Non li rivide mai più. Il fatto di dover chiedere a sua moglie se potesse lavorare o meno a un progetto segreto lo tagliò fuori. Non venne più richiamato. L'Area 51 viene creata per un progetto top secret chiamato Aquaton. Nel 1955, gli uomini della CIA, l'aeronautica militare e una divisione segreta di Lockheed giungono a Paradise Ranch per iniziare il lavoro. Tutto quello che ci dissero fu che avremmo iniziato un lavoro come volontari e che non avremmo dovuto fare domande. La maggior parte di noi non accettò, ma io sì. E sapendo di dover indossare delle tute pressurizzanti, capimmo che la missione era ad alta quota. Il sangue, in assenza di pressurizzazione, bolle dopo i 50.000 metri. Quindi se la pressurizzazione fosse diminuita sopra i 50.000 metri e il motore si fosse rotto, quella tuta ci avrebbe salvato la vita. Scelsero un produttore di Boston per realizzare le tute su misura. Dovevano essere realizzate su misura e molto aderenti. Così ci rivolgemmo a David Clark, che disegnava reggiseni. Ci prendevano le misure, andavamo a casa, tornavamo, ce le prendevano di nuovo e poi veniva realizzata. Non potevamo dire loro chi fossimo o cosa stessimo facendo, ma soltanto che avevamo bisogno di una tuta pressurizzata. Ogni chilo in più, anche delle ruote, può limitare la capacità dell'U2 di volare alto. Il combustibile era tutto nell'ala. Non c'era modo di tenerla sollevata da terra. C'erano dei piccoli carrelli che dovevano tener sollevate le ali e non avrebbero lasciato la presa fin quando non si fossero alzate. Mi piaceva decollare e fare la spirale su in cielo. La versione di copertura del governo per l'U2 è che viene utilizzato per ricerche meteorologiche. Questa era la copertura, uno squadrone di ricognizione meteorologica.
Se non era un velivolo convenzionale, allora cos'è che hanno visto? L'U-2 a velocità di crociera viaggia a 3 volte l'altezza dei normali aerei di linea e qualche volta viene visto dai civili. Non posso esserne sicuro, ma credo di aver visto il sole riflesso sui finestrini o su una sorta di oblò. A metà degli anni 50, mentre l'interesse dell'America sia per la guerra fredda che per gli UFO è all'apice. Credo che provenisse dallo spazio e che non fosse ostile. Quell'aereo argentato crea spesso confusione. Era alluminio puro e noi dicevamo: ehi, sembriamo una stella luminosa lassù. Ai piloti viene detto di negare tutto, anche ai controllori di volo. Ci sono storie di avvistamenti in cielo. Possono aver messo in discussione la cosa, ma senza ottenere nulla, se non vaghe sciocchezze. Se ci alzavamo lungo il confine canadese, il controllore di terra aveva dubbi riguardo la quota alla quale mi trovavo. Era piuttosto preciso. Io gli dicevo che il suo apparato aveva bisogno di essere ricalibrato, perché quella non era l'altitudine a cui mi trovavo. Dal 1957, voli di U-2 non riconosciuti costituiscono la metà di tutti gli avvistamenti UFO. Niente in confronto a ciò che sarebbe accaduto. L'Area 51 è così isolata che la maggior parte degli addetti fa la spola ogni settimana da Burbank a Las Vegas. Di solito la mia famiglia dormiva quando mi svegliavo. Il lunedì mattina mi alzavo e andavo alla base. Bisognava essere lì molto presto, si decollava intorno alle 8. Non sapevamo mai nemmeno come saremmo andati lì fuori. Ci abbiamo scherzato spesso, dicevamo una settimana vogliamo con le bombe, una settimana vogliamo con i polli. Non sapevamo mai cosa ci fosse nel vano di carico dell'aereo che stavamo pilotando. Quando dovevamo partire con un quadrimotore, subivamo dei controlli di sicurezza. Controllavano che avessimo con noi il tesserino e che fossimo le persone giuste per quella missione. Avevano un'ottima sicurezza. Jim Friedman fa il pendolare ogni giorno. Ho avuto 3 figli e quando a scuola gli domandavano «Che fa il tuo papà?», io dicevo loro di rispondere che riparavo televisori. Quanto a mia moglie, era così occupata nel crescere i bambini e farli andare a scuola che non si è mai interessata a quello che facevo, perché ero sempre in giro per lavoro. Andava tutto bene. La nostra è stata una vita serena, anche se a volte non tornava a casa per una settimana. Ci chiamava e ci diceva che aveva degli straordinari da fare. I bambini, soprattutto mia figlia, mi chiedeva: «Dov'è papà?». Gli rispondevo: «È ancora al lavoro». Io non sapevo cosa facesse. È una strana routine quotidiana. Si torna a casa di notte. Tua moglie ti chiede com'è andata la giornata e tu rispondi in maniera piuttosto vaga: «Non è stata male, ho riparato televisori». Voglio dire, nessuno ha intenzione di dire: «Ah, tesoro, abbiamo appena identificato in un punto minuscolo del cielo il segnale radar del velivolo più segreto al mondo». E così, alla domanda «Cosa hai fatto oggi?», rispondevo «Niente». Non se ne poteva parlare. Affrontiamo senza panico la realtà del nostro tempo, e cioè che le bombe atomiche potranno un giorno essere sganciate sulle nostre città. Quest'insistenza sulla totale segretezza è alimentata dalla paranoia della guerra fredda e dalla paura diffusa che l'Unione Sovietica possa distruggere gli Stati Uniti. Le due nazioni erano diffidenti l'una con l'altra e temevano di essere annientate da un attacco nucleare. Nessuno viene creduto, nemmeno i piloti collaudatori all'Area 51. Nel 1963, Ken Collins si schianta con il suo aereo durante una missione di addestramento. Una settimana dopo mi chiesero se fossi stato d'accordo a sottopormi ad una seduta di ipnosi
per stabilire se avessi dimenticato qualcosa oppure no. Io accettai. Così convocarono uno dei migliori psichiatri di Boston. Ma non riuscì ad ipnotizzarmi. Si sedette su una sedia e iniziò a parlarmi. Ma non successe nulla, proprio nulla. Non ci riuscì. Pochi giorni dopo mi chiamò il chirurgo di bordo e mi chiese se fossi disposto ad assumere del Pentotal. Dissi di sì, che sarei stato felice di farlo. Dissi a mia moglie, vado giù a Lockheed, devo andare al lavoro. Mi rispose, è domenica, tu non vai mai al lavoro di domenica. Sai, dissi, questa è un'eccezione. E lei accettò. Verso le 6 quella sera, dei ragazzi mi riportarono a casa. Ero ancora sotto l'effetto del Pentotal. Mi fecero sedere sulla poltrona in salotto. Mi salutarono e uscirono. Questo è tutto ciò che fecero. Non dissero una parola a mia moglie. Dissero la macchina è qui. Le diedero le chiavi e lei si infuriò anche perché pensò che fossi uscito a bere con i colleghi. Alla fine ciò che emerse fu che tutto quello che raccontai era reale. Quando una bomba scoppia in corrispondenza o in prossimità del suolo, decine di tonnellate di... Il governo si affretta a sviluppare armi sempre più potenti e sceglie di collocare la sua base segreta, l'Area 51, accanto ad un terreno di sperimentazione nucleare. Indossate gli occhiali di protezione. Era proprio nel bel mezzo della zona dell'impianto di sperimentazione nucleare in Nevada. E nessuno era ansioso di andarci. Penso che per portare a termine il lavoro fosse molto importante avere una buona dose di segretezza. Ma con più di 450 esplosioni nucleari avvenute tra il 1955 e il 1968, quel luogo ha i suoi svantaggi. Quando stavano per avvenire le esplosioni nucleari, ci veniva chiesto sempre di evacuare. Una volta ci vollero quasi 2 settimane a causa delle condizioni atmosferiche, soprattutto per il vento. Abbiamo dovuto indossare dei dispositivi di monitoraggio per le radiazioni, per essere sicuri che fossimo ancora puliti. Mi trovavo sulla pista e ci fu uno scoppio che proveniva da Yucca Flats e vidi un'onda nel terreno che veniva verso di me. Si muoveva su e giù, su e giù. Fu un'esplosione sotterranea. Era incredibile che questi grandi cerchi venissero davvero dal sottosuolo. Guidati dalle pressioni della Guerra Fredda, gli Stati Uniti temono che il progetto dell'Area 51, l'U-2, sia già diventato vulnerabile ai missili sovietici. Il piano era quello di avere un velivolo in sostituzione dell'U-2, che fosse molto meno vulnerabile e maggiormente idoneo. Pochissime persone al governo e alla CIA lo sapevano. Alla fine degli anni 50, l'Area 51 ha un nuovo progetto top secret. Ho iniziato nel 1958, lavorando su quello che veniva chiamato Oxcart. Intorno al 1960, venni informato che ero stato selezionato per un tipo di programma aerospaziale. Era un aereo che avevamo proposto alla CIA e che volava a quote molto elevate, a circa 27 km di altitudine. L'intento originale era di farlo andare più veloce e più in alto possibile, in modo da renderlo irrilevabile dai radar. Stavamo andando da nord a sud a tutta velocità, tanto che potevamo benissimo ritrovarci in un altro stato nel giro di pochi minuti. Era così veloce da portarti fuori in un istante. Durante la Guerra Fredda l'informazione è potente quanto le armi. L'Oxcart viene progettato per essere uno strumento di spionaggio decisivo.
il primo aereo al mondo invisibile ai radar con velocità e altitudine talmente elevate da superare i missili. Migliaia di persone lavorano all'aereo nell'impianto Lockheed a Burbank, in California. Nonostante le dimensioni di questo progetto, il piano rimane segreto. Per poter utilizzare l'Oxcart serviva un'autorizzazione speciale, la più autorevole che si potesse avere. Il velivolo doveva avere la capacità di resistere alle temperature di attrito dell'aria e al volo nell'atmosfera a 3200 km orari. L'Oxcart era composto per il 93% di titanio. Se ti serviva parecchio titanio, dovevi prendere accordi con l'Unione Sovietica. Come la CIA abbia fatto a reperire il materiale dalla Russia, rimane ancora oggi un segreto. Non so come abbiano fatto, ma hanno preso il titanio di cui avevamo bisogno. Quando il prototipo dell'Oxcart è pronto, il governo lo fa spostare nell'area 51 dal suo stabilimento in California. Se fosse stato rotondo, lo avrebbero messo in una scatola quadrata. Se fosse stato quadrato, lo avrebbero messo in una scatola rotonda. Era troppo lungo e le ali erano troppo ampie. Perciò le parti vennero smontate e trasportate da Burbank fino all'area di Groom Lake. Non puoi far circolare un rimorchio enorme su un'autostrada trafficata. Lo fai quando sei sicuro che non ci sia nessuno in giro. Fu necessaria la collaborazione della Polizia Stradale della California, di quella del Nevada, della CIA e non so quanti altri. La strada doveva essere sgombrata. Dovettero tagliare gli alberi, liberare i lati dell'autostrada così da poter trasportare i contenitori. Non dovevano sapere cosa ci fosse nei contenitori, ma sapevano che si trattava di qualcosa che andava protetta e tenuta segreta. Si trattò di un'operazione piuttosto ingente, portare il mezzo all'impianto di Groom Lake. Ken Collins è uno dei primi piloti a vedere l'Oxcart dopo l'arrivo all'area 51. Andai all'area 51 e l'ufficiale delle operazioni mi disse: «Ti piacerebbe vedere cosa stai per pilotare?» E risposi: «Certo». Ci dirigemmo all'hangar. Le finestre in alto erano l'unico punto da cui fuoriusciva la luce. E nell'ombra si riusciva a vedere questo lungo e bellissimo aereo. Era semplicemente straordinario. Somigliava ad un'astronave. All'interno dell'area 51, quasi 2000 persone hanno un unico obiettivo: portare a termine il progetto segreto. Ci sono molte cose che le persone non hanno davvero bisogno di sapere. E questo è il motivo per cui l'area 51 è così leggendaria, perché non sanno cosa succede. L'area 51 aveva solo un unico scopo, quello di far sviluppare l'Oxcart e renderlo operativo oltreoceano. Molto sull'Oxcart è stato nascosto per decenni. Si sa di più sul suo successore, l'iconico SR-71 Blackbird, ma oggi informazioni dettagliate sull'Oxcart stanno finalmente venendo alla luce. L'Oxcart è il primo velivolo al mondo invisibile ai radar, progettato per essere quasi impossibile da intercettare dai nemici. La prova che mi venne richiesta prevedeva il volo di un Oxcart sopra una stazione radar. E l'idea di base era scoprire se potevano volare senza essere individuati. Mi recai all'edificio di controllo radar a guardare cosa sarebbe successo quando passava.
Mentre ero lì, nessuno riuscì a vedere granché. Tutto ad un tratto si sentì un rumore, come se qualcosa fosse caduta sul tetto. Fu l'onda d'urto dell'aereo. Non lo avevano visto sui radar, ma di certo sembrava che stesse facendo il suo lavoro. L'Oxcart può volare da costa a costa in 70 minuti, ma il suo unico scopo è spiare. Queste immagini girate in Corea del Nord sono state filmate dalla CIA e mai rese pubbliche. Rivelano quanto bene l'Oxcart possa fotografare oggetti sul suolo a 27.000 metri di altezza, mentre viaggia a 3.500 km orari. Questa macchina fotografica doveva essere montata su un aereo che doveva andare ad una velocità Mach 3. Aveva una risoluzione di 12 pollici. Per capire le dimensioni basta pensare ad una mattonella di quelle che si usano per i pavimenti. Un oggetto distante poteva essere identificato chiaramente, anche se non si era in grado di stabilire quale fosse la sua struttura interna. Se si scatta una foto a un carro armato, probabilmente l'insieme dei pixel che lo compongono lo rende distinguibile. Al culmine della Guerra Fredda, gli uomini dell'Area 51 non sono gli unici in possesso di macchine fotografiche potenti. I russi ne avevano ovunque, dalle 4 alle 6 cosiddette lattine di cenere. Avevamo apparecchiature per la localizzazione dei satelliti. Eravamo pronti nel caso in cui pensavamo che un satellite stesse per passare. Nel momento in cui si fossero avvicinati alla nostra area, li avremmo immediatamente fermati. Avevamo dei capannoni che chiamavamo colpisci e fuggi. Se un aereo fosse stato all'aperto mentre un satellite era all'orizzonte, lo avrebbero fatto rientrare immediatamente nell'edificio. Ma a volte gli addetti ai lavori hanno bisogno di fare delle prove di nascosto. Con i sovietici che spiano dall'alto, questo rappresenta un problema. Se avessimo dovuto mettere l'aereo sul supporto, sarebbe stato difficile nasconderlo ai satelliti. Al Dipartimento di Sicurezza sapevano che non doveva essere visto. Così non abbiamo avuto altra scelta se non quella di levare dal supporto il modello, metterlo in un hangar e poi ritirarlo fuori e rimontarlo. Questo ha reso il lavoro davvero difficile, molto. Iniziare a lavorare su un velivolo e poi doverlo rimettere di continuo nell'hangar e poi tirarlo fuori e rimontarlo diventa un po' stressante. Nonostante gli sforzi per nascondere i velivoli, gli agenti dei servizi segreti scoprono che l'Unione Sovietica ha un disegno dell'aereo e ha trovato un modo per rilevare l'Oxcart. Abbiamo fatto la maggior parte dei test alla luce del giorno. La luce del sole scalderebbe qualsiasi cosa eccetto l'ombra, e se avessimo lasciato lì il modello per più di mezz'ora, quasi sicuramente una telecamera di infrarossi lo avrebbe rilevato. Presto gli uomini dell'Area 51 escogitano intenzionalmente dei falsi da far scoprire ai sovietici. Sapevamo che i satelliti a infrarossi stavano arrivando e volevamo tracciare la sagoma di un qualche tipo di aereo davanti a uno degli hangar. La maggior parte era su cartone. Poco prima che il satellite fosse arrivato, avremmo acceso un dispositivo che avrebbe surriscaldato la parte posteriore e avrebbe creato l'effetto di un aereo appena atterrato. Abbiamo sempre voluto fargli pensare che avevamo qualcosa che loro non possedevano. Sono sicuro che hanno speso molto tempo e denaro nel tentare di immaginare cosa fosse. A Washington, una serie di oggetti fantasma attraversa lo... Tranelli progettati per proteggere l'Oxcart e alimentare le voci sull'Area 51. Hanno trascorso diverse ore a rincorrere oggetti osservati nel mirino del radar. Abbiamo effettuato 2.850 missioni da Groom Lake, l'Area 51, di cui nessuno era a conoscenza. L'aereo non esisteva. Naturalmente, con la luce del sole si sarebbe intravisto. Sarebbe diventato un vero e proprio avvistamento UFO. Il generale Sanford, direttore dei servizi segreti dell'aeronautica militare, ha confermato che oggetti o armi segrete non americane sono sotto indagine.
Questo è stato durante l'era in cui l'aeronautica militare stava lavorando al progetto Blue Book, che investigava sugli avvistamenti UFO. Dopo aver iniziato le indagini, si sono imbattuti in questo muro di sicurezza. Bisognava creare una versione di copertura e dimenticare l'accaduto. Abbiamo ricevuto e analizzato tra le 1000 e le 2000 relazioni. Così, per via del progetto Blue Book, si sarebbe dovuta inventare una versione che doveva servire a spiegare quell'avvistamento. Credo che verrà provato che alcuni di essi sono di origine interplanetaria. I controllori del traffico aereo dovevano essere prudenti nel non riferire di qualcosa che si muoveva così velocemente nello spazio aereo americano per non allarmare la gente. I piloti di linea erano dei gran rompiscatole. Avrebbero visto il decollo dei Blackbird, che dovevano arrivare a circa 28.000 metri, mentre quelli di linea viaggiavano a 16.000 metri. Era ovvio che potevano essere individuati anche dai passeggeri. L'FBI li avrebbe intercettati in qualsiasi aeroporto nel quale fossero atterrati. E gli avrebbero fatto semplicemente firmare una dichiarazione di connivenza in cui attestavano che non avrebbero rivelato quello che avevano appena visto. Ma quando le cose vanno decisamente male all'Area 51, la macchina dell'occultamento deve lavorare ad alti livelli. Nonostante la segretezza circondi Lockskirt, gli indizi di un primo incidente vengono finalmente alla luce decenni più tardi. È stato a bassa quota, una prova del motore a velocità subsonica. Avevamo problemi a far accelerare il motore oltre il Mach 3. Abbiamo volato a nord fuori dall'area e ci siamo alzati a 760 metri, diretti verso sud. Poi abbiamo iniziato a salire nell'atmosfera. Sentivo che qualcosa non andava bene. Stavo perdendo velocità, ma il sistema non lo rilevava. Ben presto l'aereo si impennò. Salì, si girò sottosopra, cominciò un avvitamento orizzontale e in quei casi riprendere quota è impossibile. Così ho pensato che sarebbe stato meglio balzare via dal velivolo. Dovetti farlo, mentre l'aereo continuava a rimanere capovolto. Ken prese la decisione giusta e si lanciò fuori. Mi è dispiaciuto veramente dover uscire da quel bellissimo aereo. Atterrò da qualche parte vicino Wendover, nello Utah. Atterrai e il paracadute aveva ceduto. Immaginavo che ne avrei avuto bisogno, perché probabilmente sarei dovuto rimanere lì per la notte. E per sopravvivere lo avrei utilizzato per dormire. La mia lista di controllo era andata perduta. Stavo cercando di raccoglierne alcune pagine. Erano tutte riservate e classificate come segrete. I documenti che ho raccolto li ho messi in tasca, credo. Poi arrivò un furgoncino attraverso il deserto su cui viaggiavano tre miei colleghi. Sono stato stupito di vederli. Mi hanno detto, ehi, vieni, sali, ti porteremo al tuo aereo. Ho risposto, no, quello è un F-105. Ho detto che aveva un'arma nucleare a bordo. Mi hanno risposto, faresti meglio a salire, stiamo partendo. Così sono salito davanti con loro. Eravamo quattro in macchina. Non so dove pensassero di andare, ma se la bomba fosse esplosa, eravamo talmente vicini che non avrebbe certo fatto alcuna differenza. Dopo l'avvertimento di Collins e con la sua bugia a fin di bene, non penso che fossero molto ansiosi di andare a dare un'occhiata. Avevamo a disposizione un numero da chiamare in caso di emergenza. Ricordo che la telefonata fu di 10 centesimi. Mi identificai e quello fu tutto ciò che vollero sapere. Il governo impiegò 2 giorni per recarsi sul posto, raccogliere i pezzi e rimettere tutto in ordine. Altrimenti sarebbe potuta sembrare una fiera di campagna. Quando
Questa è la prima volta che vengono mostrate le foto che ritraggono gli sforzi del governo per sistemare la scena dell'incidente. Presero due dei nostri ragazzi che erano sopravvissuti. Dopodiché montarono a cavallo, andarono avanti e indietro come una specie di aratro per vedere se avevano lasciato qualcosa in terra che potesse essere riconosciuto. Grazie alla versione di copertura e alla posizione isolata, la polizia è abbastanza buona da mantenere il luogo dell'incidente segreto per decenni. È stato descritto come un incidente di un F-105. Un aereo che precipita semplicemente nei pressi di una base militare, tutto lì. 50 anni più tardi, lo storico aerospaziale Peter Merlin trova il luogo dell'incidente che il governo ha provato a cancellare dalla storia. È un vero campo di macerie. Per tentare di ripulire il luogo dell'incidente, i frammenti più grandi furono tagliati a pezzi con una fiamma ossidrica e trasportati all'area 51 a bordo di un enorme aereo. Ha perlustrato il deserto per anni, utilizzando le informazioni di documenti ormai resi noti. Questo memorandum segreto venne desecretato dalla CIA. Dice: tutte le tracce del velivolo 123 sono state rimosse dal luogo dell'incidente. Secondo la mia esperienza, sui luoghi in cui sono avvenuti degli incidenti, qualcosa viene lasciato sempre. Questo pezzo qui fa parte dell'ala, la A che sta per A12, la W per ala, e 667 era il numero di riferimento. Questo è l'unico pezzo della cabina, c'è il bollo di ispezione degli Skunk Works. Qui c'è il punto di impatto. C'è titanio ovunque. Questo è un frammento molto grande. È titanio spesso. Qui è dove è precipitata la fusoliera. Su entrambi i lati si trovano i segni dell'impatto dei motori. Uno è proprio qui. Sono sopra i resti di un motore. Questo sarebbe simile a ciò che accadrebbe oggi se un velivolo segreto dell'area 51 perdesse la rotta. Verrebbero sicuramente attuati gli stessi principi di sicurezza. Si troverebbe ancora una volta una versione di copertura. Aeroporto McCarran, Las Vegas. Oggi. Un aeroporto privato per jet non di linea. Ogni giorno feriale, gli addetti ai lavori continuano a recarsi all'area 51 come avveniva all'epoca dell'U2 e dell'Oxcart. Questi primi programmi hanno reso l'area 51 la sede permanente dei progetti segreti americani. Se si riesaminano tutti i verbali, non c'è mai stato un volo a Groom Lake. Niente era come sembrava. Volo 963, pronto al decollo. Il mistero continua ancora oggi. Il bilancio militare segreto annuale è pari a più di 41 miliardi di euro, il più alto nella storia degli USA. Ma anche chi ha sacrificato parte della sua vita per l'area 51 non viene più messo al corrente dei segreti. Vorrei sapere cosa stavano facendo, ma non lo so. Ho sempre sentito che l'area 51 è una storia di copertura per una zona molto più segreta. Non so, non lo posso nemmeno confermare. Non ne ho idea. Vorrei saperlo. La segretezza e gli occultamenti continuano ad alimentare le voci. Ci sono molte situazioni che la gente comune crede siano vere, ma non lo sono. Quindi penso che in questo caso ci sia stata parecchia disinformazione, alimentata dalla normale curiosità delle persone. Spesso anche la più proibita delle ipotesi contiene tracce di verità. Si dice che esistano delle stanze sotterranee e dei tunnel che raggiungono Las Vegas, ma non esiste assolutamente niente di simile. Per gli esperimenti nucleari ci recavamo sottoterra, in un padiglione, perché il suolo era radioattivo. Ma non c'era niente nell'area 51. Un altro mito negli ultimi anni è che abbiamo ottenuto tutta questa tecnologia e l'alta velocità prendendo spunto dall'ingegneria inversa delle astronavi aliene.
Questa storia è vera. Lì applicavamo un tipo di tecnologia inversa. Si trattava di un MiG-2 russo smontato per vedere come lo avevano costruito. Poi lo abbiamo rimontato e l'abbiamo pilotato. Perfino la teoria secondo cui il governo avrebbe inscenato lo sbarco sulla Luna nell'Area 51 ha un piccolo fondamento di verità. Abbiamo sperimentato il mezzo a quattro ruote che abbiamo mandato sulla Luna sui terreni dei test atomici. Abbiamo sperimentato i sistemi di sopravvivenza. Gli astronauti sono venuti qui ad allenarsi sui crateri formatisi dai test atomici. È da questo che provengono alcune di quelle storie folli. Penso che quando le persone firmarono per lavorare all'Oxcart o all'U2, erano d'accordo sul fatto che non avrebbero rivelato nulla. Devono averlo paragonato ad un segreto di famiglia e devono essersi sentiti fieri di portarlo con sé nella tomba. È stato un onore, molto più che un onore, aver svolto un lavoro basato sull'assoluta fiducia nei miei confronti. Pur essendo un ragazzo di campagna, è stata riposta tanta fiducia in persone come me. Molte persone hanno dedicato la propria vita a questo lavoro. Alcune famiglie si sono divise perché le mogli non sapevano mai cosa stessero facendo i loro mariti e se sarebbero tornati a casa la notte. Non era solo un lavoro. Ci avevano dato alcuni compiti da svolgere. Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto del nostro meglio. Sono contento che ora si sappia quello che abbiamo fatto. Ma quando si parla di cosa succedeva davvero nell'Area 51, l'unica cosa certa che sappiamo è che non sapremo mai tutto. E questo è solo il 5% di quello che succedeva. Vi ho raccontato solo una parte della storia. Sul serio, devo essere onesto.